Siete, visto che il primo caso in Polesine è stato un cinquantenne di Adria, siete molto preoccupati per il coronavirus? Ma no, secondo me troppa, ne hanno parlato troppo. La cosa non è così grave come sembra, un po' di più di un'influenza normale, niente di particolare. Siete tranquilli? Sì. Tranquilli? No, non siamo particolarmente preoccupati, dobbiamo stare attenti, ma nessun allarmismo eccessivo. No. Siete tranquilli? Sì. Secondo me bisogna un po' attenuarsi alle regole che ci hanno indicato preventivamente, per un po' così, e vedo che ci stiamo muovendo tranquillamente qua ancora, bensì le polemiche siano in continua evoluzione comunque. Io d'altro canto mi sento abbastanza tranquilla, cerco di fare il minimo possibile, massimo del possibile, per non mi sposto e vediamo cosa succede, insomma. Assolutamente no. Posso chiederle perché? Perché ci sono cose peggiori. E sì, siamo preoccupati, però insomma siamo abbastanza fiduciosi nelle istituzioni, insomma anche nel sindaco, insomma, che si sta preoccupando tanto per noi. Beh, nella realtà del mio lavoro vedo molta preoccupazione. Speriamo finisca presto. No, ci hanno tranquillizzato, sappiamo che c'è stato un caso ad Adria, però è tutto arginato, quindi siamo abbastanza tranquilli. Beh, relativamente, penso che ci sia stata un po' un'esagerazione su questo argomento, anche se ovviamente è giusto che la cittadinanza sia informata nei giusti termini. Ecco, credo però che non bisogna eccedere come si sta facendo in questo momento e procedere con le dovute precauzioni. Assolutamente no. Dispiace per l'economia, perché quella sì, quella sì. Quindi voi siete tranquilli? Ci sono cose peggiori nella vita. Grazie. Anche perché chi è morto aveva già delle altre patologie, poverino. Non è morto solo per il corona. Perciò anche lì bisogna fare... Ci sono, perché io lavoro nelle scuole e sono a casa. Grazie mille.